Le donne. Le donne. Le donne. Io ho detto le donne. E mo', state scherzando? Voi non dite più una parola del genere, lo sapete, voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Campania Radio Sport. Fuori gara! Ed eccoci pronti al gran finale, ricordo siamo su Radio Punto Zero. Ma non, non dolciario. Non dolciario, non dolciario, quelli stasera. Ricordo in studio c'è Gigi Bavarese e il sottoscritto Michele Sibilla. Come sempre in chiusura con noi c'è Antonio Perazzolo che salutiamo subito. Ciao Antonio. E che questo clima spinto? No, 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 è spinto, per forza, perché mi avevano promesso Rococò, Mustacciuti. Gigi, ma ti rendi conto? No, è un clima, è un clima, è un Michele Sibilla depresso, no, la vigilia di Natale. Antonio, è un clima solenne, perché grazie a Napoli Magazine e quindi ad Antonio Perazzolo, io già l'ho annunciato, abbiamo veramente un collegamento speciale per chiudere la trasmissione della vigilia di Natale, perché poi ci sentiremo dopo Santo Stefano e l'ho già annunciato Antonio, faremo due giorni completamente dedicati ai tifosi per darci gli auguri di buon anno. Però questo è un gran finale, perché lo lasciamo annunciare a te, lasciamo salutare a te l'ospite che ci siamo riservati. Ma posso salutarlo io? E poi chiaro, lo saluto anche Gigi, perché prima ha detto una cosa vera e importante. È un grande amico mio personale, un grande esperto di calcio, uno di calcio che di calcio ne capisce. A parte il fatto che è stato un periodo ed è un periodo particolare, perché stiamo parlando di Gianluca Grava e Paolo Cannavaro, entrambi sono stati colpiti da una sentenza vergognosa che non si poggia davvero da nessuna parte, e ne voglio parlare con appunto un caro amico, con il papà di Gianluca Grava, Adriano Grava. Buon Natale Adriano. Buonasera, buon Natale a tutti, buon anno. Ciao Adriano. Ciao, ciao. Sì, ciao, auguri, auguri a tutti. Auguri. Anche se non ciao. Allora, soprattutto Antonio, auguri ai tifosi. Adriano, come state vivendo questi giorni? Mi sto vivendo una bella vigilia quest'anno. Due anni fa c'era il salvataggio di mio figlio sulla riga di porta del Lecce. Avevamo fatto un bel Natale, quest'anno l'abbiamo pagato pegno con una notizia che per me, scusa il termine, ma non voglio mettere in mezzo le persone che sono morte, ma mi sembra come le torri gemelle all'epoca. Per me è stato un massacro, perché conosco bene i due ragazzi, sia Paolo che soprattutto mio figlio a livello umano, e conosco pure il parassita di Gianello, che è stato diverso tempo ristorante di mio figlio ed è un parassita e continua a esserlo. Mi dispiace per tutta la situazione che ha toccato prima i tifosi, la società, quindi tutti, e poi a mio figlio, che tra l'altro nemmeno quando ha avuto i due crociati rotti fa male fisicamente, ma questo qua è il terzo crociato che fa male al cuore a livello personale e anche a livello personale di mio figlio. Guarda, sono parole che ovviamente ci colpiscono, perché sappiamo bene la bontà di Gianluca, ma anche di Paolo. Scusami, va bene, la vita è fatta di parassiti, di sanguisughe, Cristo e la Madonna che vanno dietro, ma quello che non riesco a capire è chi ci dirige, perché ormai siamo allo sbando, come diceva Boba stamattina sui giornali e altra gente. Cioè il calcio non è più in mano alla gente di calcio, veramente. Comunque, è un'amara realtà. Io prima di lasciare la parola a Gigi Pavarese e a Michele Sibilla, però voglio dare anche un po' di speranza ovviamente ad Adriano, perché effettivamente... Ma non c'entra niente, puoi anche levare via ormai, perché te lo ripeto, è come se mi avessero a me, no, e anche a mio figlio rotto un altro crociato. Lo so perché sono... Ma non è lo fisico perché lo superi, ma è proprio a livello interno, cioè a livello morale, proprio anche se io devo ringraziare un'altra volta sempre, perché i tifosi mi chiamano, vedo anche i manifesti, cioè,
è una cosa però caso a livello personale. E questo ti fa capire e ti fa capire che è una sentenza che ha dell'assurdo e vi deve scivolare addosso, perché davvero non c'è nulla di concreto. Non c'è nessuna. Quegli altri li hanno beccati, chi con le foto, chi con le prove telefoniche, cioè questi qua sono un deficiente, te lo ripeto una volta, parassita, perché lo conosco bene, sono 7 anni che lo conosco. Cioè, poi, tra l'altro, sento per Skype, per i giornali, sì, è stata una buttata, ma te giudice, ma che cosa vuoi giudicare? Adriano, senti, però io voglio farti dire una cosa da Gigi Pavarese, che come sai bene di calcio. Saluto. No, prima abbiamo. Amico, sono amico. Lo so, prima abbiamo parlato anche con Gaetano Fedele, chiaramente. Lui ha detto una cosa che vorrei ripetesse, perché secondo me ha ragione. Gigi, che hai detto a proposito di Adriano Grava? Che era molto più bravo del figlio come calciatore, non me ne voglia Gianluca, ma lui era molto molto più bravo. Ma pure Natale per in giro, sì. No, lo dice seriamente. Il mio amico Gianluca mi fa arrabbiare. Adriano, allora, io ti conosco da una vita, sì, sai la stima, l'affetto che ho per te, quanto vorrei bene tuo figlio con palla pari di Paolo. So che uomo è tuo figlio, però ecco, adesso purtroppo quello che è successo è successo. È stata una cosa assurda e ingiusta. Tuo figlio, diciamo, questo l'affetto della gente. Deve rafforzare ancora di più e dargli quella forza ancora per andare avanti, perché comunque Gianluca può dare ancora tanto al Napoli, non solo da un punto di vista tecnico, che purtroppo da un po' di tempo che non giocava, ma lui è uno dei più importanti all'interno dello spogliatoio, alla pari di Paolo e De Santis. Scusami, te sei meglio di me, no? Quante offerte aveva avuto negli ultimi 3-4 anni, no? Lo so. Perché è stato fermo 8 mesi, una volta 6 mesi, una volta qua. Non sei mai permesso di dire a casa, anche se io ero contrario, personalmente, dire ma vatti a divertire. Ha detto non mi toccare il Napoli, per me, che sia in panchina, in tribuna, per me Napoli è tutto nella mia vita. Insomma, lui ha fatto tanto per arrivarci. No, per i tifosi. Sì, sì. Ma io non sono, tu lo sai che non sono un paraculo io. No. Che grande che sei. Grande. Quelle scritte che ho visto, cioè alzarsi la gente quando si è fatto male al San Paolo in quel modo là, a livello personale, cioè io mi sono sentito, prima tu lo sai che io ci tengo prima l'uomo e poi il giocatore. È un uomo tuo figlio. Ringrazio veramente la gente di Napoli per la stima che ha, però non doveva finire così, nel senso, ripeto, per un parassita trattare la gente sia a Paolo che a lui in questo modo. Due galantuomini. E soprattutto per chi giudica anche. Vero. È tutto da rifare, direbbe Bartali. Adriano, ci sono i tifosi di Castellammare di Stabia, tra l'altro, che ti salutano. E ricordano. Anch'io ne ho vinto uno lì. E ricordano quel campionato. Adriano, io voglio lasciarti, prima di lasciarti il microfono per fare gli auguri, voglio lasciarti con queste parole che ho detto ieri in televisione e che i tifosi mi hanno pregato di dirti. Allora, voi siete straordinarie, la famiglia Grave e la famiglia Cannavaro sono due straordinarie famiglie. Grazie. La famiglia del Napoli è una straordinaria famiglia, ma ci saranno sempre, ricordatelo, le due curve che saranno un po' le vostre guardie del corpo, soprattutto in questa vicenda. Lo so. Vi stanno vicini come non mai, come non mai. Io sono mai andato al campo, sono andato una o due volte in 8 anni, mi ricordo, c'ero io. Gente, strano che sei andato a vedere la partita tu. No, io sono un emotivo. Io devo ringraziare il presidente, al mister, a tutti quanti, i tifosi per primi, ci mancherebbe altro, perché i tifosi rimarranno sempre nel mio cuore. Non ero tifoso nel napoletano, non sono diventato. Adriano, i tuoi auguri di buon Natale. Auguri di buona pelle a tutti i tifosi, alla società Calcio di Napoli. Pure l'anno scorso stavamo a 11 punti dalle prime, poi via recuperato. E voglio che il 2013 dia soddisfazioni a tutti e soprattutto al mio figlio e a mia figlia che dovrebbe nascere il nipotino. Auguroni tripli allora, no? Tanti auguri Adriano. A marzo dobbiamo risentirci perché deve esserci giustizia.
prima se è possibile. Con piacere. Un abbraccio Adriano, tanti auguri anche a te. Grazie, buon anno, grazie. Ciao. Antonio, bellissima sorpresa, grazie a Napoli Magazine.com, lo diciamo. Antonio, bella sorpresa, però ripeto, qua non hanno fatto trovare nulla. No, cioè il livello bassissimo, di Gigi Pavarese, quindi non ho ascoltato. Il livello è basso. Ah, complimenti. Guarda Gigi, ma è una cosa incredibile. No, ce l'ha con me il livello bassissimo. Cerco di spronare, no, il livello audio. Cerco di spronare Michele ad avere tanti Gigi Pavarese durante la settimana, però parlando invece di livelli vuole sempre rasentare il suolo, è una cosa incredibile, io non riesco a capire, infatti nel 2013 c'è una novità, sia io ce che Sebastiano Pericelli ce le sono si abbiamo sollevato dall'incarico il conduttore che resta a disposizione della società, non è che cambiamo radio, è sollevato Sibilla, hai capito? Sibilla, questa è la novità. Sì, ma guarda che pesa Sibilla, cioè, è tutto un grande, immagino, tra oggi e domani sai che cosa sai che faticaccia, no, ma io già me lo vedo, a parte il fatto che sta preparando cose. Ma ha già messo la bavetta No, ma già da una settimana lui mi sta parlando di questa vigilia di Natale, sta raccogliendo tutti i frutti nel suo giardino. Qua donna Carla ha mandato gli struffoli in fotografia. Sì, no, ma non è una sola porzione di struffoli, attenzione. Ne ha fatte 5 o 6, il ragazzo si tratta bene. Ma quando è arrivato niente. No, ma quella la ritiene tutti per lui. Me lo porta a casa, me lo porta a casa. Porta il lavoro a casa, capite che fa? Antonio, allora io voglio fare gli auguri. Voglio fare gli auguri prima di tutto alla radio, la radio che ci ospita tutti i giorni sempre con grande affetto, a tutti quelli che ci lavorano, quindi dai tecnici ai conduttori che sono diversi, ovviamente a Michele Sibilla che mi sorporta tutti i giorni con un fare straordinario, perché io non ho mai trovato un conduttore che in silenzio accusa tutti i colpi che gli do giorno dopo giorno, anche se ovviamente scherzosamente e simpaticamente, perché siamo legati da profonda amicizia, ovviamente a Gigi Pavarese che ci ha onorato della sua presenza oggi qui in studio, e ovviamente ai tanti tifosi del Napoli che ci seguono sempre con grande simpatia, con grande affetto, e che gradiscono questo nostro modo di fare la trasmissione soft, perché tutto sommato parliamo di calcio, però quando c'è da parlare seriamente di argomenti come abbiamo visto poco fa, no? Di Grave e Cannavaro, sì. Ci siamo anche noi. Detto questo ti lascio il microfono, caro Sibilla. Ok, Antonio, tantissimi auguri alla grande famiglia di Napoli Magazine, a tutti, principal modo a quelle due sante donne della famiglia Petrazzolo, la mamma e la sorella, che sono due sante. Senti che musica, senti che musica l'ho fatto mettere. Sta sviolinando. Senti che musica in sottofondo. Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando, non lo dite più una parola del genere, lo sapete, voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Tufano gomme, più sicuri si va, Tufano è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.